La sindrome NIMBY in Italia è soprattutto un problema di cattiva comunicazione con i territori e incapacità di sfruttare la rete internet in maniera adeguata. Sono alcuni dei trend emersi ieri nel corso della presentazione dei dati dell'Osservatorio Nazionale NIMBY Forum, avvenuta in parallelo con il voto alla Camera sul nuovo codice degli appalti. Ho visto poi che con l'accuratezza del lavoro che avete svolto, con il monitoraggio che è davvero molto esteso in termini di testate, anche in termini di blog, di monitoraggio dei social network, ho visto che gli impianti contestati anche quest'anno sono aumentati, sono arrivati a 91 in più, dove il comparto energetico la fa da padrona, questa forse va da sé, possiamo dire così. Mi colpiva che la preoccupazione espressa la maggior parte delle volte è legata ovviamente giustamente all'impatto ambientale, ma il secondo motivo di preoccupazione è la carenza del procedimento di coinvolgimento. Questo dato della carenza del procedimento di coinvolgimento ha molto a che fare con il percorso che si dà di coinvolgimento dei territori rispetto alle opere. Da questo punto di vista, la discussione di queste ore, che prima è stata fatta al Senato sul nuovo codice degli appalti, credo che segni un passo avanti, intanto perché c'è il superamento della legge obiettivo che si è dimostrata inefficace, perché finalmente entra in discussione nella nostra normativa il dibattito pubblico. Nel 2014 sono cresciuti gli impianti contestati, 355 casi censiti contro i 336 del 2013, con idrocarburi e impianti a biomasse grandi protagonisti. Ma i casi di contestazione possono riguardare anche impianti che ancora non sono stati realizzati, come il futuro deposito nazionale di rifiuti nucleari. Il fatto che il deposito sia essenziale, credo su questo siamo d'accordo tutti, però ovviamente quasi tutti, speriamo quasi, ritengono che sia meglio che si faccia altrove, e quindi questo è proprio il classico del NIMBY. Come farvi fronte? Noi pensiamo che applicando in maniera autentica la procedura prevista dalla legge, cioè di definire le aree che sono potenzialmente idonee, molte aree, e lì iniziare dal basso una discussione con la popolazione spiegando le implicazioni del deposito, possa essere il percorso in grado di portare a delle candidature. Cioè, questo è un approccio bottom up sul quale scommettiamo, ci crediamo veramente, però è previsto dalla legge, non è una opzione che noi abbiamo introdotto. Certo, è nostro compito fare in modo che la trasparenza sia autentica, cioè spiegare veramente tutte le implicazioni. E se qualcuno è disposto ad accettarci, e questo, ad ascoltarci, e questo ovviamente è uno degli effetti collaterali del NIMBY, noi confidiamo di riuscire a spiegare bene le implicazioni e di ottenere l'obiettivo di candidature in alcune delle aree che saranno pubblicate tra non molto, speriamo, che sono potenzialmente idonee.